tè, trattamento acqua per uso domestico, industriale e anticalcare. Showroom e centro assistenza in via Giardini, salita ospedale, Portoferraio. È un clima di grande attenzione, è molto positivo, quindi dovremo dimostrare tutti insieme di essere capaci di fare questo lavoro nuovo. La Regione Toscana nella firma del contratto ha previsto la costituzione di un comitato tecnico presso la Regione, un nostro dirigente sovrintende questo controllo, però l'osservatorio sulla continuità territoriale che si è riunito oggi qui all'Elba può essere di grande supporto. Le questioni che sono venute avanti come questioni principali sono quelle che pur in una fascia oraria che si è ampliata come copertura dei servizi bisogna risolvere qualche problema puntuale, soprattutto il mattino si è verificata una evidenza di un orario che non è soddisfacente e l'autorità portuale, l'autorità marittima insieme a noi vedranno di risolvere questo problema. Un altro tema molto dibattuto è quello molto delicato anche dell'accessibilità delle ambulanze all'interno del naviglio, è una questione molto complessa dal punto di vista normativo, però anche su questo si costituisce subito un gruppo di lavoro fatto dai sindaci, fatto dalla regione e da tutti gli enti e le autorità competenti per capire come si può risolvere. Una prima risoluzione, anche se non immediata, è quella del rinnovo del naviglio che è previsto, perché con il rinnovo del naviglio si possono migliorare anche quelle connotazioni e condizioni tecniche del naviglio stesso che può comportare un miglioramento. Ci aspettiamo anche alcune risposte e alcuni pareri da parte dell'osservatorio, ad esempio nel rapporto diretto con gli utenti è la carta dei servizi che poi connota i requisiti di qualità. Entro marzo vorremmo avere come Regione Toscana dall'osservatorio il parere per capire quali sono le modifiche possibili e così anche sulle promozioni che l'armatore può fare e che possono migliorare le condizioni di accessibilità per il turismo all'Elba. Penso che possa venire un confronto positivo e che può portare dei miglioramenti.